Al via questo fine settimana il grande esodo estivo che vedrà gli italiani riversarsi in tante località turistiche balneari, ma anche montane dello Stivale. Tante le partenze previste ed il traffico atteso sulle principali autostrade. Le giornate contraddistinte da bollino nero sono la mattina di sabato 4 agosto e la mattina di sabato 11 agosto. Invece molti di più sono i bollini rossi. A partire dalla giornata di oggi e poi domani, sabato 28 luglio, i pomeriggi del 3 e 4 agosto, la mattina di domenica 5, i pomeriggi del 10 ed 11 agosto e la mattina di domenica 12 agosto. Per far fronte al flusso di veicoli che transiteranno sulla 2 del Mediterraneo, già da oggi è stato messo in atto un massiccio potenziamento dei servizi della Polizia Stradale, che vedrà impegnati in prima linea il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina e le sottosezioni della Polizia Stradale di Eboli, Sala Consilina e Lago Negro. Gli equipaggi in servizio di vigilanza stradale sono stati implementati al fine di fornire assistenza, supporto e interventi rapidi in caso di emergenze e criticità. ANAS e Polizia Stradale lavoreranno insieme per fornire un servizio di assistenza adeguato e a tal fine personale del COA di Sala Consilina sarà presente nei fine settimana presso la sala operativa centrale dell'ANAS a Cosenza. Inoltre sono stati realizzati nelle aree di servizio di Baronissi, Salerno, Campagna e Sala Consilina specifici stalli di riservati agli equipaggi della Polizia Stradale, che costituiranno un punto di riferimento per tutti gli utenti in transito, sia in direzione sud che nord. Gli stalli di sosta riservati alla Polizia Stradale sono due per ciascuna area di servizio e, oltre che costituire un'anteprima assoluta per la 2 del Mediterraneo, rappresenteranno delle vere e proprie sentinelle della sicurezza stradale. Tutti i fine settimana, inoltre, la Polizia Stradale sarà presente nelle aree di servizio della 2 con personale specializzato nei servizi antirapina e antitaccheggio al fine di prevenire reati predatori a danno dei villeggianti in movimento. Per mantenere gli automobilisti sempre informati sullo stato del traffico in A2 sono previsti una serie di collegamenti radio con Isoradio, collegamenti durante i quali sarà lo stesso dirigente del COA di Sala Consilina, il vicequestore Francesco Minniti, ad intervenire per fornire notizie aggiornate e consigli utili per gli automobilisti in transito. Tutta la 2 inoltre sarà costantemente controllata anche dall'alto. Il servizio aereo della Polizia di Stato, infatti, ha messo a disposizione della Polizia Stradale elicotteri ed aeroplani attrezzati di specifiche telecamere per il sorvolo della rete autostradale.